Scusi, un'informazione. Dica. Siccome mi si è scaricato il telefono e io non ho idea di dove devo andare, non c'ho il navigatore praticamente, quindi faccio la vecchia maniera. Praticamente io studio al Conservatorio Pergolesi. È in piazza. Ok, ho preso una stanza in via Medaglie d'Oro, sì. Solo che non riesco ad arrivarci, cioè non so come ci si arriva. Via Medaglie d'Oro è dall'altra parte della città. Ok. Allora, scenda qui, alla rotonda va a destra, poi sì. Continui per altri 500 metri più o meno, c'è un'altra rotonda. Sempre a destra? No, c'è un'altra rotonda dove c'è tre... Sì? L'accompagno facciamo prima. Ah, grazie. L'accompagno grazie. Facciamo prima. Grazie mille. Allora, musicista, eh? Musicista, sì. Super gentilissimo, prego, super prego. Gentile. Vai, allora, sì? Tempo. Allora, qui vai sempre dritto e come ti dicevo la rotonda mi giri a destra e poi va avanti per 300 metri. Oh, ma lo sai che il Conservatorio di Fermo è un'eccellenza nel campo dello studio della musica? Hai fatto proprio bene di iscriverti. Qui, vedi quella chiesa? Quella è San Francesco. Io ci ho fatto la comunione. Se fai la salita davanti la chiesa, arrivi fino in Piazza del Popolo in un attimo. Il centro storico di Fermo è bellissimo, tra l'altro ci abita pure Mario, un amico mio che tra l'altro adesso si è divorziato con la moglie, ma questa è un'altra storia. Qua gira a sinistra. A Fermo lo sai che ci sono un sacco di scuole di ogni ordine e grado, in più abbiamo diversi percorsi universitari. Quella lì, guarda bene, quella lì è la famosa torretta con l'orologio e qui inizia, qui sotto inizia il quartiere di Santa Caterina. Sempre dritto, vai tranquillo, se devi girare te lo dico io. Il 15 agosto non ti puoi perdere il Palio di Fermo, oh, una rievocazione storica, antichissima e bellissima, con milioni e milioni di iniziative. Le contrade a Fermo, devi sapere, che sono molto 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 attive. Oh, io impazzisco per l'osteria in piazza. Qui gira a destra, questa zona qua si chiama Le Carceri, perché abbiamo anche il penitenziario. Poi qua giri a sinistra, perché qua andiamo sempre bene. Sì, ma ti faccio passare per Piazzetta. La mia famiglia è cresciuta a Via dell'Anglois. Poi invece ci siamo trasferiti in Via Dante Zeppilli, famosa, Via Dante Zeppilli, famosissima, Via del Manicomio. Sempre dritto, tranquillo. Te lo dico io, state tranquillo. Al Duomo non puoi non andarci, vai, a parte che sta proprio sopra al Conservatorio, quindi ci vuole che ci passi per forza. Qui è Viale Medaglie d'Oro, ma continua, perché ti faccio vedere prima dove sta l'ospedale e poi il tribunale, perché non si sa mai, spero di no, ma potrebbero sempre servirti. Qua, guarda qua sopra, qua ci abita Luisa, ancora una donna eccezionale, bellissima, siamo stati insieme, ma ti dico la verità, è stato un amore platonico. In questo bar trovi delle paste fantastiche. Vai qui, gira, bene, bene, vai avanti. Ecco, fermati che siamo arrivati. Ma qui è dove ti ho fatto salire prima? Lo so, ma io abito qua. A proposito, che strumento suona il conservatorio? Il violino. Se un turista ti chiede un'informazione, non conta dove deve andare. L'importante è farlo viaggiare, perché il tour operator è dentro di te. Guarda quanta bellezza.